senti in questo momento, Marco Cavina la sente giustificato e Marco Ferrucci che invece sta arrivando, quindi sono meno assente ma dovrebbe raggiungerci durante il consiglio. Quindi nominiamo gli sfruttatori, Pirazzini, Borghesi e Quercia. Grazie per la disponibilità. E passiamo ai primi tre punti ordine del giorno, facciamo una discussione unica visto che è una presentazione unica, in realtà poi i punti sono già stati illustrati nel corso della sede del Consiglio Comunale, riguardano il bilancio, quindi do la parola all'avvocato della Godenza per un'ulteriore illustrazione, poi ci sarà il dibattito, poi faremo le votazioni separate. Buonasera a tutti, grazie Sindaco. Prendo qualche minuto non per entrare nel dettaglio del bilancio, visto che abbiamo presentato una decina di giorni fa, ma per rispondere ed illustrare un pochettino quelle che sono le proposte emerse, che mi sono state mandate in particolare dai due gruppi di minoranza opposizione, per chiarire alcuni punti e come si integrano con in realtà la presentazione del bilancio che avevamo portato 10 giorni fa. Partiamo dalla pista ciclopedonale che collega Castel Bolognese e Faenza, un'infrastruttura che condividiamo. Per essere realizzata sappiamo che prima occorre procedere con la progettazione e poi, avendo un'importanza economica non indifferente, poter poi andare a cercare le fonti di finanziamento possibili, che siano sblocchi di patto di stabilità, che siano contributi regionali o statali e che sia anche una condivisione con Faenza, perché una pista ciclopedonale che colleghi Castel Bolognese al ponte del Castello è utile per i cittadini di Castello, facendo un'infrastruttura unica che arrivi fino a Faenza in realtà dà un ampio respiro. Quindi su questo punto la proposta che mi sento di fare, cogliendo la sollecitazione, è quella di inserire in una delle prossime variazioni di bilancio, la prima variazione di bilancio utile, una quota, valutare l'inserimento di una quota che vada a stanziare qualche soldo per un incarico di progettazione per questa opera, perché è il primo step. Anni fa venne fatto un progetto che ottenne anche un cofinanziamento, poi per tutta una serie di motivi non venne realizzato. Ad oggi ci troviamo nella condizione di dover riprendere fuori quel progetto, analizzarlo e valutarne l'efficacia. Quindi questo è l'impegno che mi sento di prendere. Per gli altri punti che venivano sui quali veniva posta attenzione, ovvero la ciclopedonale dal semaforo di Via Umberto al Canal Grande, alla messa in sicurezza con illuminazione di tutti gli attraversamenti pedonali e gli investimenti sulle strade comunali, poi viene fatto un elenco, saranno valutati una volta che andremo da un lato sulla la quota dei 430.000 euro di asfaltature e dall'altro per quanto riguarda l'illuminazione pubblica andremo a valutare se le proposte che vengono fatte sono recepibili o meno, e sull'illuminazione pubblica l'input che abbiamo dato, sapete siamo in fase di stesura di progetto esecutivo, è quello di andare a migliorare l'illuminazione soprattutto negli attraversamenti pedonali, sugli attraversamenti pedonali. Quindi sono considerazioni assolutamente pertinenti per le quali ringrazio il gruppo Cambiamo Insieme. Dal gruppo Prima Castello è arrivata la mail di Marco Cavina, ci sono alcune precisazioni che vorrei fare. Giustamente viene posta l'attenzione per quanto riguarda le scuole medie, il progetto che era stato presentato sui laboratori e l'area verde, sull'importanza di andare a completare quel progetto lì. Come ho fatto vedere nella stesura della presentazione del bilancio, non è in approvazione stasera lo stanziamento dei 60.000 euro che servono per finire il progetto. Quando faremo la richiesta di sblocco di patto di stabilità, dopo dirò qualcosa, andremo ad inserire, perché è una priorità dell'amministrazione concludere quello con un secondo straccio per l'intervento. Poi dopo veniva posta l'attenzione sulla scuola materna, visto che è da qualche settimana, qualche mese che c'è questo problema al tetto, con infiltrazioni eccetera, stanno venendo avanti, si sta facendo un'analisi per capire qual è
appunto di problemi, qual è il problema reale, come si può risolvere in maniera sostenibile, cioè di qui a il più lungo tempo possibile. Una volta che sapremo come risolvere il problema e quindi anche come risolvere il problema, ovvero avere un progetto, quindi sapere quanti soldi metterò a bilancio, dobbiamo essere molto, molto concreti, andremo a fare una variazione. Ci torno dopo sulle tempistiche. Sulla risagomatura dei fossi viene posta l'attenzione del perché non vengono fatte risagomature dei fossi, eccetera, condivido, però sottolineo una cosa: un anno e mezzo fa è stata stanziata una quota di 25.000 euro più io, quindi 30.000 euro circa, e sono stati risagomati alcuni fossi per una quota non sufficiente. E laddove sono stati fatti questi interventi con la collaborazione del privato, sapete che il fosso è per metà di pertinenza pubblica e metà di pertinenza del privato, è stato chiesto appunto ai privati di almeno tenere la terra e di smaltirla, di tenerla loro. E laddove sono stati fatti questi interventi sono andate migliorie. I 430.000 euro che andiamo a mettere sugli asfaltature, in generale lavori di viabilità, servono 400 per asfalti e 30 per una risagomatura dei fossi. Avevamo messo questi 30.000 in più, anche abbiamo visto nella presentazione del bilancio, proprio per questo motivo. Sulle attività commerciali e incentivazioni, è stata fatta la nota sia da parte vostra sia anche da parte del gruppo che ci eravamo permessi di invitare all'incontro extra consigliare nella fase di giro di incontri che abbiamo fatto di Castelli in Movimento. È pervenuta da loro una proposta, visto la vostra sollecitazione, in fase di stesura del piano del commercio. Una delle leve su cui potremmo andare a incentivare sarà l'incentivazione economica per quanto riguarda Tosa e Tari per le nuove attività economiche. Vediamo che la situazione di Piazza Bernardi e nell'asse di Porti ci presenta diverse criticità e quindi è un input che cogliamo. Sappiamo che noi in quella proposta che abbiamo fatto abbiamo messo 90.000 euro per un ipotetico piano del commercio, sappiamo che è una quota che attualmente è messa lì come input politico, nel senso che dopo bisogna capire che cosa si fa, cosa non si fa a livello infrastrutturale e a livello più tra virgolette sociale di incentivazioni, però è una sollecitazione che vogliamo assolutamente, assolutamente pertinente. Anche qui sulla viabilità ci sono alcune sollecitazioni, per esempio i marciapiedi della Via Emilia, che mi sento di condividere, su cui finora non siamo ancora riusciti a intervenire. Si è dimenticato di inserire anche la zona di Via Trieste, sì, dove sostanzialmente, a parte un discorso di sicurezza, faccio solo un inciso di stare sì. Carino. A microfono. No, anche, magari facciamo finire Luca per dopo fare l'intervento, anche perché con la registrazione era solo perché in questo punto qua aveva dimenticato una parte. Sì, no, ma per esempio su Via Trieste è giunta la sollecitazione anche del gruppo Cambiamo Insieme, sappiamo che sono delle problematiche, quindi è obiettivo intervenire. Pone il tema su Via Lughese, nel tratto di strada tra virgolette morto dopo la realizzazione del sottopasso di mezzo, quindi il tratto di strada che collegherebbe Via Lughese con Via della Resistenza, è uscito con scadenza il 20 febbraio, abbiamo partecipato al bando del Ministero dell'Interno che stanziava 150 milioni per il 2018 per riqualificazione di tutta una serie di cose. L'importo massimo di richiesta era 5.225.000 euro a comune. Noi abbiamo fatto tutta una serie di richieste e una di queste richieste comprende anche il collegamento del tratto di Via Lughese. La cifra, come potete immaginare, di richiesta è molto alta, però il budget che pone il Ministero è molto basso, perché 150 milioni di euro in questa prima call è roba esigua, però comunque ci sembrava giusto partecipare. E poi dopo di altre sollecitazioni si parla di PAES. Contestualmente a tutto il lavoro che stiamo facendo, ne parlavamo nell'incontro che è stato fatto prima della presentazione, quindi sulle mappe energetiche, su tutto quello che sono le partnership sia con ERA sia anche con altri soggetti, andremo ad aggiornare il PAES in questa prima fase sui temi energetici e ambientali. Nella seconda fase, quando faremo il piano della viabilità,
cosiddetto fumus, andremo a recepire, barra aggiornare l'uno e l'altro. Mi sentivo di fare queste riflessioni che sono assolutamente, di cogliere queste sollecitazioni perché sono assolutamente pertinenti. Come tempistica, noi sappiamo, l'ho detto la presentazione del bilancio, che ad oggi abbiamo a livello investimenti la possibilità di andare ad avere, abbiamo la possibilità di avere tre fonti di finanziamento. La prima è l'alienazione del terreno, che quella la mettiamo e la votiamo stasera, gli oneri di urbanizzazione e ci sono stasera, la cosa che rimane fuori sono i fondi di finanziamento legati allo sblocco di patto di stabilità. È uscito venerdì scorso la delibera regionale che dà la possibilità agli enti di richiedere sblocco di patto di stabilità. Sarà uno sblocco di patto di stabilità orizzontale regionale, che vuol dire che poi i soldi che vengono richiesti e poi assegnati devono essere restituiti negli anni seguenti. L'anno scorso, vi ricorderete, avevamo fatto richiesta di 500.000 euro, di cui 260.000 euro per l'asilo nido, 240.000 euro per la piazza Fanti. Quei soldi lì, come dicevo anche l'altra volta, vengono restituiti, 250 quest'anno e 250 nel 2019. Quindi una nostra richiesta, che dovrà essere valutata di qui al 31 marzo, termine ultimo per richiesta di sblocco di patto, dovrà tener conto del fatto che nel 2019 noi dovremo restituire 250.000 euro chiesti l'anno scorso più la parte che vorremmo andare a chiedere quest'anno. Quindi penso sia difficile andare a chiedere uno sblocco di patto di 700.000 euro. La riparametrazione non sarà più 50-50 nel biennio, sarà 40-30-30 nel triennio, quindi alleggerisce un pelo. Però è una riflessione che ci troveremo a dover fare di qui a fine marzo, che dovrà tener conto sia del fatto che quest'anno faremo tutta una serie di investimenti, parliamo di comunque circa 3.700.000 euro di investimenti sul 2018, che dipendono da tutte quelle cose di cui parlavamo, quindi il 2017, il 2018 e l'illuminazione pubblica, e quindi è una riflessione a dire ok, chiedo qualcosina in meno e so che quest'altro anno avrò un po' più d'avanzo su cui chiedere lo sblocco, perché dall'altro lato c'è sempre la possibilità che esca un spazio di patto verticale, quindi in questo caso governativo, che non è da restituire, il che non grava sulle casse comunali. Sappiamo che a livello governativo ci sono le possibilità di sblocco, sono legate ad alcuni settori, non come quello regionale, però è una riflessione che ci tenevo a fare. Quindi entro il 31 marzo noi dovremo fare la richiesta di questo sblocco di patto di stabilità, tenendo conto che le cose che abbiamo scritto in quel bilancio, in quella presentazione che vi ho fatto l'altro giorno sul desiderata, sugli input politici, quelle cose che vogliamo fare, è logico che dopo il 31 marzo ci troveremo ad approvare, quindi presumibilmente nel mese d'aprile, una prima variazione di questa modifica del piano di investimenti, che tenga conto e che metta nero su bianco quelle che sono le richieste fatte dai vari consiglieri e condivise all'interno di questo Consiglio Comunale. Questa è la tempistica che abbiamo e naturalmente qualora il nuovo governo, o se la faremo in tempi speriamo non troppo lunghi, si troverà ad operare, una delle richieste che verranno fatte dai comuni sarà proprio quella di avere uno sblocco di patto di stabilità verticale nazionale. Sono a disposizione per domande, io non mi dilungo oltre le cose che avevo già detto l'altra volta. Le delibere sono tre: la prima è il triennale di investimenti, del triennale dei lavori pubblici, quindi vedete nel triennale solamente i lavori superiori ai 100.000 euro. Nella seconda sono le percentuali di incidenza di incasso dei servizi a domanda individuale, e il terzo è il DUP e il bilancio vero e proprio. Ciao Giovanni. Io avrei finito, se ci sono domande sono a disposizione. Un'ultima cosa, mi sono dimenticato, stasera doveva essere con noi la revisione dei conti e la ragioniera Monica Signani, a causa avversità meteo, ho visto che viene da Modena, abbiamo detto di non preoccuparsi,
sarà presente, spero, sicuramente durante l'approvazione del consuntivo che avverrà entro il 30 di aprile. Si scusa naturalmente, però una scombana vale anche il senso rischiare. Grazie. Scusate se intanto scoprivo il telefono, ci sono in corso delle consultazioni molto così accese sulle scuole, sulla previsione delle nevicate notturne. E niente, io grazie Luca a disposizione, do la parola ai gruppi per le loro, relazioni. Noi potremmo già fare come gruppo la dichiarazione di voto, visto che ci ha trovato, diciamo, favorevoli i punti, ci hanno fatto favorevoli i punti inseriti e anche quello che noi abbiamo presentato è stato, diciamo, seppur con i processi che verranno messi in atto, sono stati accolti. Quindi noi, avendo partecipato a vari incontri sul bilancio, devo dire che come gruppo il nostro voto è un voto favorevole. Ringraziamo soprattutto chi ha pazientemente messo, diciamo, in opera tutto questo. Molti punti erano anche nel nostro programma elettorale, quindi per forza di cose non possiamo che votare a favore, diciamo, questo bilancio. Grazie. Grazie. Altri interventi? Voglio dire che lavora meglio di tutti, però siamo
siamo bravi, cioè abbiamo un comune che abbiamo un'amministrazione che funziona, abbiamo dei servizi al cittadino che funzionano e così via. Anche questo deve essere uno stimolo per noi per continuare a lavorare sempre meglio e portare le nostre buone pratiche dentro l'Unione dei Comuni e fare sì che anche laddove ci sono dei servizi che non funzionano bene come i nostri, aumentino loro il loro livello qualitativo e quindi insomma lavorare sempre al meglio. Tutto qui. Anticipo ovviamente il voto favorevole del gruppo. Grazie. Grazie. Interventi? Nessuno? Sì, prima di passare alla votazione, magari anche io aggiungo due parole. Giustamente Chiara diceva che questo è una norma importante, ecco, perché è anche, giustamente, evidenziato l'ultimo anno intero che gestirà questa amministrazione, che ovviamente è l'anno in cui si vanno anche un po' a raccogliere i frutti del lavoro fatto in questi anni. Io credo che il lavoro sia stato un lavoro proficuo, non è già un bilancio di fine mandato, insomma, comunque proprio proficuo, perché vediamo questo bilancio ovviamente che stanno arrivando a termine una serie di interventi anche che sono stati comunque preparati nel corso del tempo. Questo va dato atto, sono gli uffici ovviamente di aver lavorato con impegno, ma anche a noi amministratori, credo tutti veramente, anche di aver messo veramente tutto quello che avevamo a disposizione, insomma, di impegno, di idee, insomma, per riuscire a trarre il massimo profitto dalla situazione, comunque favorevole, come giustamente è stato evidenziato, che abbiamo ereditato, perché la situazione finanziaria del comune, la situazione finanziaria è molto positiva, anche forzata da quelle che erano le norme che erano in vigore fino a qualche anno fa, quindi dei risparmi forzati sotto certi aspetti che avevano anche forse anche un po' stressato alcune situazioni che del comune, delle manutenzioni anche qualcos'altro, però ecco, stiamo riuscendo, credo, anche a ottimizzare veramente al meglio questa situazione, non solo con le risorse che avevamo a disposizione, ma anche andando a cercare altre risorse, perché poi in questi anni andiamo a vedere, sono anche arrivati finanziamenti da parte dei ministeri, da parte dei finanziamenti europei, grazie anche all'impegno che abbiamo messo nell'andare a cercare appunto anche queste opportunità. Quindi veramente mi sento di essere soddisfatto, perché credo che soprattutto in alcuni ambiti, in particolare quello scolastico, mi stanco mai di ripeterlo, i risultati ottenuti sono stati veramente eccezionali, lo saranno ancora di più alla fine di quest'anno, in cui tanti cantieri entreranno anche nel vivo, insomma, per cui riusciremo anche a migliorare ulteriormente quello che è la situazione scolastica, della nostra strutture scolastiche. E insieme a questo, ovviamente, tante altre cose, sono accennato un attimo anche a altri interventi di progettazione ancora da continuare a fare, perché è importante che riposete nei cassetti, perché nel momento in cui si creano le condizioni c'è la possibilità di avere dei finanziamenti, bisogna avere i progetti pronti per poter partecipare ai bandi. Ecco, un progetto, quello della ciclabile, sicuramente un progetto importante, un altro che è sollecitato da molto tempo, che io ho chiesto che venga inserito almeno a livello progettuale quest'anno, è quello del collegamento di via Lughese con la zona artigianale. Insomma, vediamo di prepararci anche per il futuro, per avere poi la possibilità di andare a migliorare ulteriormente quelle che sono le condizioni di viabilità del nostro territorio. E sull'illuminazione pubblica, cioè, c'è un progetto quasi definitivo, quindi si lavora sul progetto esecutivo per avere l'illuminazione pubblica rinnovata qui in LED. L'idea in questo momento qui, la valutazione che si sta facendo, se si riesce in questo caso, anche se siamo stati dal 2011 un comune senza debiti, quindi senza mutui da ammortizzare, però trattandosi in questo caso di un investimento molto importante, una spesa che si aggira sugli 800.000 euro, è inevitabile dover fare ricorso per cambiare l'illuminazione pubblica a una forma di indebitamento. Ecco l'idea. In questo momento, se le norme finanziarie ce lo consentiranno, quindi fare un mutuo, perché conti alla mano, con il risparmio che potremmo riuscire a ottenere da subito con cambiare l'illuminazione pubblica, si potrebbe ammortizzare il mutuo nel giro di forse anche meno di 15 anni.
progetti sono stati e sono tanti, quindi comunque abbiamo evidenziato che non c'è una forma di staticità, ma comunque la voglia di migliorare quantomeno il comune da tanti punti di vista. Cioè, è chiaro, non voterò a favore, ma mi asterrò per un semplice motivo, che comunque rispetto al nostro programma in campagna elettorale di miglioramento e di utilizzo dei fondi che c'erano, tanti punti sono discordanti. Detto questo, non votiamo a sfavore per partito preso, perché comunque ho visto che quello che abbiamo inviato via mail è comunque, ci fidiamo di questo, dentro a eventuali futuri progetti, discussioni e quant'altro. Volevo semplicemente terminare prima il discorso di via Trieste per un semplice motivo, che ho notato, a differenza di tante altre strade, che quella è una strada nella quale se qualcuno ha bisogno di passare sul marciapiede anche con una carrozzina non ce la fa, anche per la presenza dei cassonetti che tolgono spazio al marciapiede. Cioè, rispetto magari ad un manto che è da rifare, quello secondo me è proprio un problema di assenza del marciapiede in alcuni punti della strada. Detto questo, quindi dichiaro il voto di astensione, però mi sembrava giusto comunque evidenziare che abbiamo notato, e di questo siamo molto molto contenti, che a fronte di una manica un pochino più larga c'è stata sicuramente la voglia di migliorare tutto qua. Grazie. Io devo finire l'intervento, se c'è qualcun altro voglio dire, altrimenti passiamo al voto. Cominciamo quindi sono tre i punti che vengono messi in votazione. Punto numero uno, approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2018-2019-2020, elenco dei lavori previsti per l'anno 2018, favorevoli. Contrari, astenuti, quindi un astenuto. Doppia votazione per mirate eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuto, un astenuto. Punto numero 2, individuazione e determinazione delle percentuali di copertura relativamente ai servizi di domanda individuale anno 2018, favorevoli, contrari, astenuto, sempre un'astensione. Doppia votazione, favorevoli, contrari, astenuti, sempre un astenuto. Punto numero 3, approvazione del documento unico di programmazione 2018-2022, annualità 2018, approvazione schema di bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 e allegati obbligatori, favorevoli, contrari, astenuti, un astenuto. Doppia votazione, favorevoli, contrari e astenuti. Quindi sono finiti i punti che riguardano il bilancio. Passo al punto numero 4, adeguamento delle disposizioni del decreto legge 19 agosto 2016, numero 165, nello statuto della società Azimut S.p.A. e stipula del nuovo patto per la sociale. Sono indicato il governatore, ma do la parola all'assessore Morini. Bene, buonasera a tutti. Allora, con questa delibera sostanzialmente andiamo a ridefinire il patto per la sociale con la Ravenna Holding, diciamo di controllo sulla società Azimut. Come sapete, il comune di Castelponente è socio da Azimut dal 2008, poi questa società ha avuto nel corso degli anni una serie di modifiche, di cambiamenti anche a livello di soci, in particolare con l'ingresso di un socio privato nel 2011, se non ho errato, e conseguentemente la compagine della società era appunto suddivisa in un 60% di socio pubblico e di 40% di socio privato. La percentuale all'interno della società del comune di Castelbolognese è del tutto marginale, perché parliamo di uno 0,20%, tuttavia, come sapete, anche sul territorio di Castelbolognese opera nell'ambito delle operazioni dei servizi civitali, e per cui fondamentalmente, insomma, anche quando abbiamo fatto in qualche consiglio fare la revisione della società partecipata, abbiamo ritenuto di confermare la partecipazione in atto, data appunto l'utilità di questo tipo di servizio. Bene, il decreto legislativo Madia sulle società partecipate, il cosiddetto decreto Madia,
diciamo così, previsto appunto per questa società una serie di adempimenti statutari che trovate, cui trovate il nuovo statuto con le modifiche dell'allegato A della delibera. E fondamentalmente la parte rilevante riguarda, diciamo così, il fatto che anche le società partecipate sono soggette a tutti gli obblighi derivati dalla anticorruzione e dalla trasparenza, per la storia della corruzione e della trasparenza, in un certo senso qualificando le società partecipate anche agli enti pubblici che appunto sono tenuti a osservare determinate situazioni di legge legate appunto alla trasparenza e alla, all'anticorruzione. E in, sulla base diciamo, di questi adeguamenti statutari è previsto anche una, diciamo così, un superamento delle convenzioni che erano in essere, Castelbolese appunto era socio con convenzione di Aspra dal 2008, poi nel 2013 c'è stata la modifica di cui vi ho parlato, e in occasione appunto di questa modifica statutaria occorreva anche l'opportuno di fare un patto parasociale praticamente tra i soci pubblici di Azimut, che sono appunto Ravenna Holding e i comuni di Castelbolese. All'interno di Ravenna Holding sono anche come soci pubblici diretti i comuni di Ravenna, Faenza e Cervia, che praticamente hanno la loro partecipazione all'interno di Ravenna Holding, mentre i comuni di Castelbolese, non facendo parte di Ravenna Holding, è diciamo così autonomo da questo punto di vista. Di conseguenza il nuovo patto parasociale è esclusivamente tra Ravenna Holding e il comune di Castelbolognese per quanto riguarda il controllo pubblico diciamo, dell'azienda Azimut. I punti essenziali dei nuovi patti parasociali in gran parte riprendono quelli precedenti, naturalmente diciamo così nella nomina dell'amministratore che si chiede della società è chiaro che Ravenna Holding ha una prevalenza appunto ripeto anche per quella delle partecipazioni che sono evidentemente molto diverse, 53-80 da una parte, 0-20 dall'altra, il comune di Castelbolognese comunque deve essere sentito nella nomina di diversi di componenti così anche come per la diciamo così lo stabilire di servizi affiliati alla società, le tariffe e quant'altro. Ecco, quindi fondamentalmente con i nuovi patti parasociali i comuni di questa paese della Ravenna Holding definiscono il loro controllo sulla società Azimut secondo quanto previsto appunto dal cosiddetto decreto Pavia sul riordino delle partecipate. Sono naturalmente a disposizione per chiarimenti, approfondimenti e quant'altro. Sì, ci sono interventi su questa delibera? Sì, pronto. Nessuno? Non ci sono interventi, possiamo direttamente all'azione di voto. Proposta di regolamento numero 4, regolamento delle disposizioni del decreto legge 19 agosto 2016, numero 165 dello statuto della società Azimut SPA e stipula del nuovo patto parasociale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Doppia votazione per evitare di eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Voto unanime. Passiamo al punto numero 5, passare ai criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. Avete visto il testo della delibera, molto semplice, che in realtà non è altro che una presa d'atto sul tema appunto dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, che in seguito al completamento del trasferimento delle funzioni dei servizi e del relativo personale dal Comune all'Unione della Romagna Fentina si applica anche per il Comune di Castelbolognese la regolamentazione in materia di organizzazione degli uffici dei servizi adottata dall'Unione della Romagna Fentina. Quindi questo è il tema della delibera e si dà anche atto che i dirigenti dell'Unione provvedono per tutte le attività e gli atti di competenza dirigenziale dell'Unione nonché quelli rimaste nella titolarità dei comuni facenti parte dell'attività dei singoli comuni, sono i dirigenti, quindi hanno pertanto la rappresentanza dell'Unione dei comuni nei limiti delle attribuzioni che la legge riserva a loro. Ci sono domande su questa interventi? Nessuna? Quindi passiamo anche in questo caso immediatamente al voto. Proposta numero 5, approvazione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Doppia votazione? Credo che serve anche in questo caso. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno. Passiamo al punto 6, informazioni, interrogazioni e interpellanze.
questi dati all'ARPAE e siamo in attesa che arrivino, che ci rispondano. Una volta che arriveranno, naturalmente andremo in tribunale, quindi in sala del consiglio. Essendo molto specifica, quasi tecnica su alcune cose, non do risposta a stasera. Con dati, va bene. Quindi risponderemo non appena abbiamo a disposizione i dati aggiornati. Chiedo se ci sono degli interventi. Pirazzini? Sì, buonasera. Una domanda si collega all'ultimo argomento di Luca. È stato montato una centralina nel parco Lugliano, può essere qualcosa che per anche divulgare le cose? Sì, sono stati montati 5 sensori dell'aria da parte di ERA tramite quella convenzione, dell'accordo che era stato fatto l'anno scorso sulla prototipazione da parte di ERA nel comune di Castello di alcuni elementi innovativi. Questi 5 sensori sono sensori di raccolta dati sia della qualità dell'aria sia della qualità del suono, e cercano di monitorare, di avere in tempo reale, si dà la possibilità di avere in tempo reale tutti i dati ambientali dell'aria di pagamento che ci sono. In seguito verranno poi elaborati qui in comune con una apposita sala di controllo, di control room. In uno dei prossimi consigli ho invitato la direzione innovazione di ERA a venire in consiglio a spiegare tutti i prototipi che hanno pensato di fare su questa gli altri sensori ce ne hanno in stazione, uno nella zona sportiva, uno dal chiosco della pedina, dalle cupole, e uno dalla sponda della Bora. Sì, dopo quello che serve. Scusate, il giornamento in tempo reale. Lo pensavo che si metta la velocità. Il consiglio comunale, quindi grazie. Ah no, io l'ho detto con Giovanni di Tertelli, comunque sono più di capire, nel senso più aperto. Sì, c'è la decisione domani. Per le scuole. Non è facile. Sì, tanto lo dico così in diretta, come abbiamo deciso domattina, le scuole sono regolarmente aperte, quindi se qualche genitore, qualcuno chiedete anche delle altre informazioni, abbiamo deciso in questo caso di rimanere aperti con le scuole e poi valuteremo ovviamente nell'arco della giornata se ci sono le condizioni per mantenere l'apertura anche per venerdì. E, ci sono altre richieste? Il conto del 9, confermato. Però stavo dicendo adesso, sì, mi confermo, è un incontro per il 9 alle 18 per quanto riguarda il progetto variante strada statale Emilia. Parteciperete tutti quanti voi se ritenete, ovviamente l'invito è rivolto a tutti e le persone che hanno richiesto questo incontro, che sono poi in rimasto i proprietari dei terreni che sono interessati dal passaggio appunto del progetto della variante. Ecco, io voglio dire una cosa, se lo dico in questo consiglio comunale mi sembra una serie opportuna. Credo che l'argomento sia un argomento molto importante, molto serio, vada affrontato con serietà, non vada strumentalizzato. Ecco, ma sinceramente, adesso c'è qui Quercia in rappresentanza della lista Prima Castello, mi ha un po' infastidito un articolo che è uscito con delle dichiarazioni da parte della lista Prima Castello, in cui si vengono espresse di parte anche dette delle esattezze, ma anche espresse dei giudizi negativi, ma io direi anche in maniera molto strumentale, perché questo articolo, questa dichiarazione, dal mio punto di vista, non è coerente con quello che è stato il comportamento che la lista Prima Castello ha avuto in Consiglio Comunale negli ultimi anni. In realtà questo Consiglio Comunale negli ultimi anni è stato chiamato soltanto in un'occasione a scrivere con un voto il prosieguo di quello che era l'iter progettuale della circolazione.
stati poi da lì in avanti con la Regione e con l'ANAS, compreso ovviamente anche le delibere che ha preso la Regione, riferite anche all'inserimento di quest'opera tra le tre opere prioritarie a livello regionale sulla viabilità dell'Emilia Romagna. Quindi stiamo parlando ovviamente di un'opera che non ha soltanto una valenza comunale, ma che ha assunto una valenza, se non altro, a carattere regionale, se non anche oltre. Quindi mi dispiace che, insomma, che questa cosa avvenga, perché non credo che si faccia un servizio né all'amministrazione e non si diciamo, mette in questo modo in cattiva luce l'operato di qualcuno rispetto invece a quello che stanno facendo altri, ma soprattutto credo non si faccia un servizio ai cittadini, perché le cose secondo me vanno raccontate nella maniera corretta. Ecco, in questo caso credo che il racconto che è stato fatto con breve comunicato non sia corrispondente alla verità, e soprattutto dà molto l'impressione di voler essere in qualche maniera strumentale, anche con un riferimento che non ho capito bene cosa c'entra con le elezioni nazionali che si svolgono il 4 marzo, quindi una caduta di stile credo che non mi ha fatto piacere, ma penso non faccia neanche tanto onore a chi l'ha in qualche maniera messa in campo questa cosa. Allora, diciamo che nel comunicato ci sono nomi e cognomi di chi ha scritto il comunicato stesso, ecco. Io parla di lista, però cioè sono molto onesto e franco, nel senso che io l'ho letto questa mattina perché sono rientrato ieri sera dalle ferie, quindi sono stato fuori tutta la settimana. Questo non voglio giustificare nulla, anche perché comunque è un po' il pensiero che, insomma, penso che un gruppo consigliare abbia la libertà, diciamo, di esprimere le proprie opinioni nel momento in cui comunque non si viene a mancare di rispetto. Detto questo, c'è l'incontro del 9 e sicuramente sarà un incontro dove si potrà dibattere su tutto quello che è stato e che è l'iter. Detto questo, sono, penso, capibili e non contestabili, diciamo, le reazioni che ci possono essere, però la libertà, cioè penso che il fatto di votare favorevole, di aver votato favorevole ad un iter e non ci nascondiamo dietro un dito, penso che sia la volontà di tutti quella di creare una variante, non esula dal fatto poiché comunque rimanga un pensiero libero quello di ognuno di noi, ecco, ed è quello che ho detto prima, cioè quando abbiamo votato i tre punti precedenti non ho votato contrario per partito preso, ho detto sì, apprezziamo molto quello che è stato fatto fino ad ora, rimaniamo della nostra idea, cioè del fatto che comunque molto probabilmente noi, come abbiamo espresso nel nostro programma, tante cose le avremmo fatte diversamente. Detto questo, insomma, penso che a un certo punto chiunque sia libero nel rispetto delle persone di esprimere le proprie idee. Ecco, non penso si sia fatto un disservizio ai cittadini, perché non è con un comunicato che l'Inter ha smesso di essere fatto. Poi ripeto, le reazioni non le voglio sindacare, perché è chiaro che quando un gruppo di opposizione comunque esprime un proprio parere, sicuramente la maggioranza questo non può non far piacere. Tutto qua. Sì, adesso non vuole essere una discussione che va avanti tanto, però era più che altro un riferimento a una coerenza che non vedo, che non ho visto, e purtroppo te lo devo dire, non è la prima volta che succede tra quello che è il dibattito e il voto soprattutto che viene espresso in questo Consiglio Comunale e quello che poi è il
non vedo che tipo di diciamo, di motivazione possa avere fatto di esprimere in questo consiglio qua una posizione o favorevole di astensione che comunque non è un voto contrario e magari invece per motivi che mi sembrano più che altro un po' strumentali il giorno dopo magari uscire con un articolo che dice altre cose. Non voglio aggiungere nient'altro, poi il 9 ovviamente avremo un incontro, spero che sia comunque un clima di assoluta collaborazione fra tutti, perché credo che comunque il tema stia a cuore a tutti quanti e quindi si cercherà sicuramente di trovare quello che può essere il modo migliore per poter proseguire questo percorso che ripeto non viene da veramente da molto lontano, abbiamo trovato dei documenti che parlano di circolazione che risalgono agli anni 50, quindi già nel programma di ricostruzione di Castelbolognese post guerra si è iniziato a parlare della circolazione di Castelbolognese, quindi siamo ormai oltre 70 anni. Avevi chiesto? Prego. Abbiamo già espresso la nostra opinione, avete visto il comunicato stampa che è uscito nei giornali. Eravamo e siamo a favore, perché ormai penso che siamo arrivati forse a un punto di non ritorno, o la si fa oppure secondo me aspetteremo ancora altri 70 anni per fare questa variante qua. Quello che chiedo è questo però, visto il fatto che noi non abbiamo ancora visto, se non dai giornali, le dichiarazioni dell'Associazione degli Imprenditori e degli Agricoltori, se questi qui hanno mandato, queste associazioni hanno mandato delle loro richieste al Comune, documenti in cui chiedono variazioni del tragitto, robe del genere, perché dal giornale si dice, cioè, è scritto dalle associazioni degli imprenditori che hanno fatto delle precisazioni o delle richieste alla regione, noi abbiamo qualcosa in mano da poter capire che cosa oppure no? No, io non ho ricevuto personalmente nessun tipo di richiesta scritta, io ho incontrato nell'ultimo anno 4 o 5 volte una unica associazione, l'unica che in realtà mi ha chiesto degli incontri, non so che viene tanto la Codiretti che è venuta diverse volte a parlare con me e in una di queste occasioni mi hanno anche comunicato che avevano chiesto, ottenuto un appuntamento in regione con la regionale Domini, l'assessore della viabilità, e in questo incontro avrebbero anche fatto delle richieste, non so se sono state anche formalizzate per iscritto o se sono state richieste verbali fatte durante questo incontro, io non so neanche esattamente se poi c'è stata una risposta e di che tipo. Il 9 sarà presente anche il consigliere regionale Rottini, quindi magari anche penso fosse lei stesso presente a questo incontro, mi potrà veramente riferire. E, diciamo che il momento anche della discussione del dibattito pubblico su quello che può essere la proposta progettuale di ANAS in realtà ci sarà, perché ovviamente nel momento in cui verrà ufficializzato il progetto si aprirà la conferenza di servizi, quindi si aprirà anche nel momento e durerà penso diversi mesi, quindi ci sarà anche nel momento l'occasione per chiunque, non soltanto per l'associazione di categoria, ma anche per i singoli proprietari, di terreni, che qualsiasi persona interessata comunque dal transito della nuova viabilità, ecco, di poter esprimere le opinioni e fare richieste di qualsiasi tipo. Per cui che, non è che
sono altre cose, ci diamo l'appuntamento per il 9 e vabbè, qualcosa di qui, qui alle 18 e non abbiamo al momento fissato il consiglio comunale ancora per il mese di marzo, ma probabilmente ci sarà perché avremo forse alcune, scadenze, delibere da fare e poi sicuramente invece ci sarà il consiglio a fine aprile perché c'è la, il bilancio il bilancio consultivo 2017 e la data di questo consiglio.